Basta, chiudi la bocca e siediti qua, resta in silenzio. Per favore, fatela finita, non vi fa bene credere a queste cose. Franco, sono seria, mi ascolti? Oh, ho sempre voluto essere una cacciafantasmi, capito? È un mio sogno che non ho mai osato confessare a nessuno perché era top secret, però ho studiato moltissimo, è vero. È un fantasma vero, no? È un fantasma vero. E può apparire da un momento all'altro. Avete dei dati, delle informazioni? Ruba i polli. Dobbiamo iniziare immediatamente la campagna anti-ghost. Ricordate il luogo in cui è avvenuto il fatto? E un contatto fisico con lui l'avete avuto? Basta, per favore, basta. Questa storia non mi diverte. Franco, sono molto seria, molto. Ragazzi, andatevi subito a lavare no, le mani. No, restano qua, chiaro? Andate, non perdete dove andate? Tempo. Non muovetevi, aspettate qua. Venite un po' qui. Dove scappate? Greta, sta attenta. Ah, fare prendere spavento. Greta, ciao! E tu chi saresti? Oh, Valentina. Valentina, e perché hai coperto la faccina? Hai visto il cappellino e la mia sciarpetta? Nicholas non ti ha detto che venivo? Nai, non ha detto me assolutamente niente. È stato nulla. Carino ad avermi invitata per qualche giorno. Ho pensato di sistemarmi nella camera di Maya. Le decorazioni sono cool, non credi? E poi mi libero dal fantasma, no? Visto che ci sono. Io immaginare avere molti problemi. Beh, permesso, io devo preparare cena per Nicholas, che ha male ossa e vuole mangiare in camera. Va bene, allora dopo gliela porto io. Signore, lei si trova in una situazione piuttosto delicata. Le pare? Si è infiltrato mascherato nel suo ex lavoro. I soldi del conto sono stati rubati e lei è il sospettato numero uno. La aspettano diversi anni di prigione. Le diamo un'opportunità. Confessare. Se ci dice la verità, possiamo trattare la sua libertà. Vi dirò quello che volete, sono qui per collaborare. Cominciamo. Molto bene, molto bene. Che movimenti ha fatto sui conti? Dove si trovano i liquidi? Ho fatto solo i movimenti che mi ha autorizzato il conte, ecco. Dica la verità. Cosa ci faceva travestito nella casa del suo ex capo? Sono venuto perché sono innamorato di Florencia, perdutamente innamorato di lei. Ragazzi, fermatevi, vi giuro che controllerò tutta la casa. Fermi un secondo, incontrerò questa persona. Però basta con questa storia, finita. Ma lo vuoi capire che c'è un fantasma? È la verità, Franco. Accidenti. Salve, ragazzi. Vi siete lavati con la cera? Sì, due volte, Annusa. Ok, ok, ok. Valentina, non ti devi impicciare. Franco, tienimi questo. Fidati di me, ok? Vedrai che andrà tutto alla perfezione. Thomas, che? Qui dentro è apparso? Sì, sì, in tutta la casa. Sì, sì, anche in giardino. È apparso in tutta la casa. Sentiamo. Ma che fai? Si può sapere che stai facendo? Sto captando le vibrazioni. Valentina, ma che cosa è pazza? È lì dentro, l'hai captato. No, no, basta, basta, torna a casa tua, torna a casa tua. Ma lasciala stare, è l'unica che ci sta proteggendo. Senti, Franco, se non ti interessa quello che facciamo, va. No, per favore, non è che non mi interessa, però tutto questo mi sembra allora una pazzia. Vale, vale, come facciamo a cacciare il fantasma? Ecco come. Dobbiamo impiegare l'artiglieria pesante. Artiglieria incenso, ovatta, sì, alcol e... molti ombrelli per respingerlo e per proteggerci. Ombrelli. Non voglio muovere mai più un dito in tutta la mia vita. Ciao, Nicholas, ti ho portato la tua cena. Che cosa ci fai qui? Come che ci faccio qui? Non volevo chiudermi in camera, sono venuta ad aiutarti a mangiare. Che stai dicendo? Sei il più dolce uomo di tutto il mondo. Come sei arrivata qui dentro, Valentina? Camminando per il corridoio. Non vuoi mangiare? Guarda, ti ho portato una cena speciale. Mi fa male tutto, te. Valentina, toglimi il vassoio di dosso. Oh, Nicholas, per una volta che vai in palestra, non drammatizzare. Che? Ti faccio un massaggio. Sì, ti sono guarito. Questo è un miracolo. Sei guarito. Sono guarito, tornatene a casa. Sì, ma questa è casa mia adesso. A parte che ora non posso andarmene, i ragazzi hanno bisogno di me. Sono una Ghostbuster, non lo sapevi? Valentina, che stai dicendo? Io voglio prendere un potente analgesico e mangiare la mia cena in pace e tu vieni a disturbarmi, perché? Perché? Ma come? Io sono così dolce, ti porto il vassoio e tu mi tratti così, Nicholas. Mi dici perché sei qui? Perché, Valentina? Spiegamelo. Ma Nicholas, ti si è atrofizzata la memoria? Tu mi hai invitata. Nicholas? Io che? Sì, eravamo in palestra e io ti ho raccontato la tragedia che è successa a casa mia con mio padre e mia madre. E tu, come un principe azzurro, mi hai invitata nel tuo palazzo. Ma io non ti ho mai invitata, no. Allora non mi ascoltavi quando ti parlavo, eh? Non mi hai dato retta. Valentina, mi sembra che tu abbia capito molto male. E adesso che faccio, eh? Dove vado? Dove mi sistemo? Non posso mica dormire. Senti, sulle nuvole. Vai giù a mangiare con la mia famiglia, che io resto qui da solo in tranquillità, e poi vattene, ok? Per favore. Nicholas,
Sei una persona orribile. Io mi occupo dei problemi di tutta la gente, ma nessuno si preoccupa dei problemi di Valentina. Non aiuterò mai più né te né la tua family. Che stai dicendo? Niente, non ho detto niente. Goodbye. Oh, ce l'ho fatta. Fermi! Vedete in che stato siete a forza di giocare ai fantasmi? Colpa dei fantasmi! Thomas, ascolta, ho controllato di nuovo tutta la casa, non c'è nessuno, mi devi credere. Adesso chiamo la polizia, così vi sentirete più tranquilli. Ho incontrato il fantasma. Il più orribile di tutti, vostro fratello Nicola! Me ne vado, goodbye! No, non basta che vada tu! Sei importante per noi, sei il nostro sostegno psicologico, sensoriale e animistico, mi capisci? Sì, è vero, per favore, vai, resta per favore! Va bene, ma lo faccio solo perché me lo chiedete voi! Sì, grazie! Sei grande! Allora lasciatemi sola, perché mi devo concentrare di nuovo per fare il rituale. Il rituale? Ci rivedremo tra poco e per allora avrò la soluzione per la soluzione. Sì. Valentina, torna subito. No, dove vai? Hai detto di non disturbarla. Ancora altre prove compromettenti contro le streghe. Se il grado di coinvolgimento supera il 5, io metto dentro. Vediamo. Niente, niente, niente. Ah, che sorpresa. Bene, dentro. Oh, povera me! Sono così sola! Dove posso andare stanotte? Oh, questo è un segnale! È confermato. Il cloroformio addormenta. È un uomo molto abile. Non siamo riusciti ad avere alcuna informazione, nonostante la pressione che abbiamo esercitato. Non hanno saputo niente da me. Non gli ho raccontato nulla. Bene, ma devi stare attento lo stesso, Lorenzo, perché Massimo è molto arrabbiato. Attento a non dire una parola di troppo. Abbiamo già abbastanza problemi con i guai che hai combinato. Ippispilorcio. No, non può essere. Non riesco a credere che non gli avete tirato fuori niente, nessun tipo di informazione. Non possiamo fare nulla, non riusciamo a saperne un po' di più. Deve stare tranquillo, signore, ci pensiamo noi. Non fare così, Lorenzo. Lorenzo, mio caro, che situazione. Non è bene che Massimo abbia chiamato qui quelle persone. Come può trattarti così? Beh, lui ha tutto il diritto di indagare. E va bene, perché non bevi la spremuta e non mangi il panino, così ti tranquillizzo? Oh, Flo! Sei un vero amore. Secondo me là dentro l'avranno trattato malissimo. Sei morto di sete, vero? Accidenti, mi hanno fatto impazzire. Inoltre, stiamo chiedendo un supporto ai servizi investigativi locali. Ma è chiaro che per questo avremo bisogno di un po' di tempo. No, non abbiamo più tempo da perdere. Rischiamo che ci scappi. Dobbiamo fare qualcosa per dimostrare che è colpevole. Di questo sono certo. È una cosa molto difficile. A meno che? Parlate. Che c'è? Posso chiedervi un favore, Malala e Delfina? Mi potreste lasciare da sola con... Vorrei parlare sicuro, con... Sì, si capisce, Flor. Vieni, mammina. Sì, tesoro. Io non so come chiedertelo, però... Voglio che tu mi risponda con tutto il tuo cuore. Mi stai nascondendo qualcosa? Tu credi che io sia un bugiardo? No, che tu sia un bugiardo, no. Penso che tu ti sia messo nei guai e che abbia fatto una stupidaggine grande come una casa. E penso che a volte ci si possa anche sentire un po' persi. Ma tu hai un cuore buono. Flor. E comunque... Fidati di me. Un attimo di attenzione. Io non ti mentirei mai, mai. Abbiamo deciso che prima di terminare la nostra indagine ti chiederemo di fare un'ultima cosa. Molto bene, ora che c'è. Ti sottoporremo a un metodo che non fallisce mai. La macchina della verità. No, non ci penso proprio, non capisco il motivo. Ho già risposto a un interrogatorio, non devo per forza sottopormi anche alla macchina della verità. Non avete nessuna Lorenzo, prova, ma che ti costa? È solo un minuto, se non hai mentito e non hai fatto nulla di male da dover nascondere, che ti cambia, scusa? Forse ho capito che cosa voleva dire Lorenzo. Forse voleva dire che si sente stanco perché ha vissuto una situazione difficile e che vorrebbe aspettare a fare il test domani, è così, Delfina, è giusto? Delfina, se dico che è oggi... No, fate la denuncia, non mi potete obbligare, non potete farlo. È vero, hai ragione, non ti possiamo obbligare, ma che cosa c'è? Temi di non superare il test? No, quello che so è che hai l'ossessione di volermi incolpare. Io che garanzia ho che questa macchina non sia manipolata, che non sia truccata? È impossibile alterare i dati della macchina della verità.
Andiamo, Lorenzo, è una sciocchezza. Te la levi subito di torno. È un minuto, vai e dici tutta la verità. Se non hai mentito, non hai nulla da nascondere, no, quindi... No, non faccio niente, non potete obbligarmi, non lo permetto. Beh, da questo punto di vista, insomma, il ragazzo ha ragione. Dico, perché trattarlo in questo modo così crudele? Silenzio, strega, non ti impicciare. È un minuto, segui il mio consiglio. Farai felice il conte, potrai stare tranquillo e saremo tutti felici. E loro se ne andranno con quella macchina. Beh, visto che me lo chiedi così, accetto. Bene, molto bene. Finalmente vedremo chi è che mente in questa casa.